Niente arma nuova per Monster Hunter Wilds, almeno per ora, ma non temete perché non siamo assolutamente rimasti delusi da quello che Capcom e Monster Hunter Wilds ci hanno fatto vedere stasera all'Open Night Live del Gamescom. Ciao ragazzi, io sono Azzergantis e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo subito col trailer di Monster Hunter Wilds perché bisogna andare ad approfondire due nuovi mostri e tante tante cose nuove e interessanti. Let's go! Intanto vediamo qualche personaggio in più e questo mi rende molto felice. L'Alabarina Foret, l'Alabarina. C'è un nido qua vicino. Lei sembra molto veterana. Guardate che figo che è. È un ragnone, eh. Però è pazzesco, non è il ragno di Rise. Ma guardatela. Mamma mia. Gli letteralmente gli sboccia una rosa da dietro. Mamma che figa che è con tutto quel cremisi, con tutto quel rosso, in questo fiume rosso. E sembra che proprio si ciucci gli altri mostri, cioè li vada sopra. Arriva lei col martello che ci dà una mano. Oltretutto vediamo il dual blades qui, perché è anche l'ultimo trailer che abbiamo visto delle armi. E qua vediamo finalmente un momento con l'intera in campo, l'intera in camp, all'interno del mondo di gioco, con i gatti che cucinano, con alcune persone che fanno il loro lavoro, con la vecchia. Ma una volta che il tuo lavoro qui sarà concluso, devi trovarti un riparo, perché questo periodo dell'anno le sabbie prendono vita. E qua c'è l'altro nuovo mostro che andremo ad analizzare a breve. Ed è il predatore apex di questa regione, quindi l'alfa. Fantastico. E ha queste corna che poi si muovono, tutto l'elettro. È grosso per essere una viver veramente grossa. E guardate che figata ora, che si pianta, prende la messa a terra, cambia il corna e fa venire il vetro dalla sabbia dal colpo che gli dà. Pazzesco. E ci fanno vedere il martello che avevamo già visto, il campo portatile. Alcuni combattimenti con la longbow, altri trailer delle armi che avevamo già visto. Alcuni abitanti che prendono dei minerali, alcune donne che vanno al fiume a prendere l'acqua. Insomma, la piana del vento che è meravigliosa. Prima di andare avanti, diamo un nome a tutto. E poi guardiamo il finale che è divertente. Diamo un nome a tutto. Partiamo proprio dai mostri, ragazzi. Guardando i mostri, l'Alabarina. L'Alabarina è proprio quel ragno che vi dicevo che lì sboccia come se fosse una rosa al dietro. E per apprendere di più è un Temnoseran che dimora nella foresta Cremisi, quindi la parte della foresta Cremisi, il suo habitat. Il suo torace, che può aprire a piacimento, somiglia a una rosa sbocciata. Fantastico, è veramente bellissima ed è spaventosa. Se siete un po' aracnofobici, questa, con i movimenti soprattutto che fa, vi può mettere un pochettino in difficoltà. Oltretutto è proprio bello il suo habitat, che è questa foresta Cremisi, che ci viene raccontata, ci viene mostrata qui. Seguendo il fiume in cui ti imbatti nelle piane ventose, arriverai alla rigogliosa foresta Cremisi, con alberi imponenti e acqua in abbondanza. La prima volta che ti inoltri qui, il tuo sguardo viene catturato dalle acque particolari di colore rosso presenti nel sottobosco. E i mostri che sono presenti, vedete, vi dice per l'appunto l'Alabarina. La questione anche della zona è interessante, perché dalle piane ventose tu ti sposti, quindi non c'è soltanto il deserto probabilmente sarà una zona importante, preponderante, lo vedremo anche successivamente per la tempesta che arriva, ma hanno diviso i biomi in modo tale da poter avere per l'appunto una varietà anche di mostri che si suddivide non solamente nel terreno sabbioso ma anche in altre zone. Se vogliamo invece vedere come si chiama l'altro mostro, l'apex predator della regione, andiamo a vedere, si chiama Ray Dau, ed è questo mostro, questo Viern imponente, con le scaglie, con le corna che avete visto sono movibili, quindi sono dure ma hanno questa parte che è più molle, che è versatile, queste gli apici dove appunto si immagazzinano queste specie di scaglie che accumulano elettricità e accumulano fulmini diventando blu. È un mostro molto minaccioso. L'impressione anche con la doppia mandibola alla idralisca è molto minaccioso. A giudicare dall'aspetto deve essere proprio l'apex predator di questa regione.
Ora, in chat alcuni mi hanno detto, ah, hanno ripreso la questione degli Apex di Rise. Non penso. Penso che sia semplicemente un modo per dire che di questa zona lui probabilmente è quello più alto della catena alimentare. Penso che sia questo il discorso. Poi magari hanno inserito, non credo, ma vediamo. È un Wyvern volante che domina sulle piane ventose come Axe Predator. Si è adattato alle saette che accompagnano la tempesta di sabbia ed è stato avvistato principalmente durante questo fenomeno. La sua capacità di emettere scariche elettriche con attacchi potenti è una grossa minaccia persino per i cacciatori più esperti. E qua ci riportano le piane ventose. Piane ventose che, come vedete, si suddividono in queste praterie, nella parte anche col deserto e le oasi, e nella parte sottostante, il cui interno sono presenti delle grotte. E i mostri che possono essere trovati nelle piane ventose sono il Raidau, come abbiamo visto. Ah, qua ho schiacciato male per andare indietro. Poi abbiamo il Balara. Poi dovremmo avere, io ogni volta qui ho un delirio, dovremmo avere il Doshaguma, che l'avevamo anche già visto in tantissimi altri trailer, e infine, di quelli che ci vogliono far vedere, il Chatacabra, il Chupacabra, come viene chiamato dagli amici. Riguardando un attimo il trailer, e guardando la parte del Raidau, quando arriva, a parte che guarda quanto è arrabbiato e qua ti fa venire... Soprattutto con tutti questi, con tutta questa elettricità, è enorme rispetto a noi, almeno da questa angolatura. E vedete che emette fulmini da ogni lato. Io sono in crisi, perché lo sapete che già io ho dei problemi col Kirin, che è l'unica bestia che faccio con la balestra, con la Light Bogan, perché mi urta. Figuriamoci andare con una lancia contro una roba del genere. Però vedete che diventano blu sia la coda, sia gli apici delle ali barra zampe. Quindi avrà degli attacchi, probabilmente saranno anche rompibili, si potrà probabilmente almeno scalfire la coda, probabilmente anche tagliare, ma saranno rompibili, simil Rathalos, no, da quel punto di vista. Bello che lui metta le corna da questa posizione alla posizione verticale e oltre che spararti simil Zinogre, d'aspetto, non dallo sparo, ti provi anche a inforcare. Bello l'uso di tutto il suo corpo con questa piroetta dall'alto. E qua c'è il cambio, che è bellissima, che si mette a terra. La messa a terra è bellissima. Messa a terra, chiusura delle corna e raggio. Che poi non è un raggio, perché lui punta lì ma arriva un fulmine esattamente in quel luogo. E la cosa fichissima, io spero che veramente sia così anche sempre su altri aspetti, il calore emanato, come vi dicevo, guardate che ha creato queste strutture. Sembrerebbe vetro, sembrerebbe quasi addirittura ossidiana, ma crea degli elementi solidi dalla sabbia che ne modifica, grazie al calore, la consistenza. Meraviglioso. Ragno anche altrettanto bello. Insomma, sono veramente, veramente super in hype. Il fatto che ci siano gli accampamenti portatili è una cosa che mi aspettavo, perché sappiamo che noi torniamo al main hub, ma tendenzialmente passeremo tanto tempo fuori nell'open world. Quindi ci sarà una zona dove poter tornare o fare un accampamento provvisorio. Qua abbiamo oltretutto un mantello che si vede. Lo vediamo per la prima volta. Vedete il mantello mimetico che ritorna da World. Dove ci avviciniamo e diamo il colpo con la capriola della Dual Blade, che non avevo ancora visto, almeno non l'avevo visto in questo modo. Ora non so se la voce è il gatto, ma spero di no. Get a load of this close. Io credo che sia il gattino che parla. Oh mio Dio. Credo che ci sia il primo gattino parlante. Sicuramente avrò capito male. Longsword. Vabbè, l'arco che è rotto, se avete visto i miei video delle armi, sapete cosa ne penso. Mi piace molto questa parte dove c'è una scena di vissuto da parte del popolo che vive all'interno di queste zone, che vanno a prendere dei minerali, che si muovono col carretto, utilizzano delle brocche per immagazzinare l'acqua, tornano al villaggio. C'è vita umana. Cioè è bello perché c'è vita umana qui all'interno di queste zone. Guardate il mercato. Lei è eccezionale, ragazzi. Lei è fantastica. Sembra la Giovanna d'Arco col duone, così, col martellone. È meravigliosa da quel punto di vista. I gatti che ti vendono e che bruciano, bruciano, che cucinano. Lei che sembra l'anziana saggia del villaggio, che ti dice che un domani poi dovrai tornare. Personaggi, vabbè, qua particolari. Però ecco, la cosa che mi
Anche guardando un attimo il suo equip, sembrerebbe che avesse la lanterna, tipo la lanterna insetto. Vedete un attimo. Qua vedete che c'è il fabbro. Vedete questo? Sembrerebbe tipo anche dice trasmittente. Ora vedremo che cosa avranno escogitato. Però è bello anche a livello di equip. Mi piace molto. Infine, ultima cosina. Giusto per tornare in tema. Il cucinare la carne. Perché è importante. Tasty! È importante. Il 2025, ragazzi, sarà un anno devastante. Sarà un anno incredibile. La cosa che mi ha lasciato un po' così è che non hanno né detto che droppano la demo. Mannaggia, io me l'aspettavo. Magari lo dicono più avanti, lo dicono, però ora non l'hanno detto nell'Open Night Live. E mi aspettavo almeno il periodo del 2025, visto che sembra effettivamente già così avanti dai trailer. Speriamo che lo dicano successivamente e che salti fuori. Me lo auguro. Magari Game of the Year o semplicemente nei prossimi giorni. Crociamo le dita. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento. Vi auguro una buona notte. United States of Zerga. Ciao belli.